Allora, che manca il lavoro lo sappiamo, abbiamo delle criticità un po' in tutti i comparti, soprattutto nel comparto sanità ci sono delle difficoltà proprio ad operare. E in un'assemblea che ho tenuto poco fa, pochi giorni fa all'ospedale civile di Caserta, ho esordito proprio in questo senso, ho detto non ci può essere tutela e garanzia per un malato se non c'è prima un benessere organizzativo degli operatori del settore. Ci sono pochi infermieri, non c'è manovalanza, non c'è niente, stiamo facendo pressioni sul governatore della regione perché i 4.000, precari che lui ci ha promessi come assunzione, potesse avverarsi questo momento. È un momento importante per tutto il pubblico impiego, anche negli enti locali abbiamo delle diverse difficoltà perché ci sono pochi operatori, in 30 anni non c'è stata fatta nessuna assunzione, questo è il dato oggettivo che nessuno ci può contrastare. E prima la pubblica amministrazione forniva molti servizi ai cittadini perché c'erano molti operatori, adesso invece non essendoci più gli operatori, ma ci sono tanti adempimenti da fare nelle pubbliche amministrazioni, sono i cittadini a rincorrere la pubblica amministrazione perché ci sono tanti disservizi. Ecco, noi questo vogliamo evitare, dare questo benessere ai cittadini che sono un bene primario per il nostro sindacato.